problema è questo. Urbano VIII, 30 anni prima, ha dichiarato che la teoria eurocentrica è un'eresia. Siamo 30 anni dopo, tutta l'Europa ha accettato questa teoria, dei scientifici francesi, inglesi, americani, tutti. I soli che non possono parlare di questa teoria, ma lo sanno che è giusta, è l'italiano. Specialmente i gesuiti. È impossibile che quando Bernini ha presentato sul piano con l'ellipse, con un punto che ha preso lì e con tutti questi astronomi dietro di lui che non sapevano che stavano a fare la legge di Kepler, la prima legge di Kepler. È una distinzione straordinaria e oggi abbiamo levato il velo. Perché andate a vedere che questa idea di città solare non è un gioco fantastico, c'era una ragione qui. La ragione è il mondo nuovo. Andavano a convertire Sud America, Aztechi e Maya, la gente che avevano le religioni solari di molti migliaia di anni. I gesuiti andavano lì con telescopi, con tutti questi e declaravano che Roma era il centro solare. Centro eurocentrico del mondo. Se veramente l'idea di Campanella è riuscito a passare, vediamo cosa ha fatto Campanella in Francia, perché all'anno 1632 lui scappa e va in Francia, è invitato ad andare alla corte di Luigi XIII. Lì c'è Richelieu. E lì andiamo a fare questa cosa andiamo a una cosa completamente differente qui a vedere perché. Andiamo in aereo. Cosa ha da fare questo aereo con il Papa e con Bernini e con tutto questo? Vedete un aereo della linea Saudia, Sud Arabia. Guardate bene, c'è una cosa molto strana qui. L'ho vissuta per vero questa storia che volevo dire, perché andate a capire una cosa facile e difficile, è come un contrasto. È facile da capire, è difficile da capire. Vediamo. Accanto di lui un mulla, un prete islamico. Va verso l'aereo e il prete dice stop, 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 abbiamo un problema qui. Cosa c'è, cosa c'è? La gente viene, è tutto agitato, dice non si può montare questo aereo perché questo aereo ha la croce di cristiani. Ma dove è questa croce? Per 30 anni questa linea lavorava, nessuno l'ha vista,
Ma questo l'ha vista perché non sapeva leggere le lettere romane. Tutti i biglietti di aerei, tutti i tour operators, tutte le cose che avevano loro, la Saudi Arabia era inondata di croci cristiane. Ha fermato tutto, io ero lì, noi pensavo che c'era un colpo d'età, un po' d'età, non sappiamo, non si può viaggiare per 2 settimane. Ha fatto cambiare tutto. Il logo, tutto, tutto, era fatto così. Ma cosa vuol dire questo? Un talismano, un simbolo sigillato, ha un effetto straordinario. Non poteva lasciare un paese musulmano inondato, perché se lasciava, vedi, c'è una croce lì, ah, vedi dietro, c'è una croce lì. Andavo a parlare della croce tutto il tempo, l'ammazzato, capisci? Ammazzato un talismano. Noi abbiamo fatto l'inverso, abbiamo svegliato un talismano, perché la gente che va andare alla piazza San Pietro adesso, vanno a dire, ecco, la fontana è qui, l'obelisco è lì, l'ellisse è lì, e abbiamo portato la teoria eliocentrica, si è svegliata. Davanti al balcone del Papa. La grande domanda qui è: il Papa voleva questo o l'hanno fatto sotto il suo naso? Avevo pensato molto a questo, avevo pensato molto a questo. Non è possibile che Berlino, con tutti questi astronomi, con la regina che la vedeva ogni giorno, che parlava della salvia della mattina alla sera, che c'era l'amico di Kent, che c'era Tanasio Kirchner, non è possibile che il Papa non sapeva. Allora perché la pensiamo che lui sapeva molto bene, perché questo non era basta la teoria eliocentrica, era di dire che il Vaticano, perché la teoria eliocentrica era una cosa confermato, non era la teoria. Galileo con telescopio ha fatto la confermazione di Giovanni, finito, non è più una teoria, è un fatto della verità. Vuol dire che se la Chiesa si è seduta contro questa verità, andavano contro la creazione, andavano contro la verità della creazione, perché loro dicevano, no, la Bibbia diceva qualcosa d'altro. Vuol dire che dicevano che Dio si è sbagliato. Questa è la grande cosa. Non è possibile che un Papa andava alla sua tomba con questa idea che lui andava a essere Papa e ha detto che Dio si è sbagliato. C'è un gioco psicologico straordinario, un conflitto di interesse. Naturalmente non possiamo parlare troppo oggi, ma abbiamo studiato tutto questo video, abbiamo visto la mentalità, abbiamo visto le lettere. Andiamo con Campanella. In Parigi. Lui pensava che non era riuscito, era al punto di riuscire a avere il Papa nelle mani. 2 anni che faceva magia con lui, 2 anni che lì alla Palazzo Pacini e che gli metteva questo in testa, il Papa è depressivo, sentiva questo di parlare del mondo nuovo, del mondo solare. Ma la fortuna è che un domenicano ha accusato. Lui aveva scritto un articolo che questa magia, il Papa l'ha fatto giurare di non mettere questo in evidenza, perché naturalmente cosa vuol dire che faceva magia nel Vaticano? Un Papa a questo momento molto strategico, perché a questo momento la cosa è straordinaria, questo Papa lo Papa 8, non basta fare questa magia con Campanella, ma c'era il processo di Galileo al medesimo momento, una contraddizione straordinaria.
papà alla corte di Ludovico XIII. Luigi. Un po' d'acqua qui. Mi interessa tutto questo.